Forse per la prima volta nella nostra storia riusciremo a superare complessivamente i 2 milioni di ospiti. Un'estate da record nel comune di Monte Argentario. Dopo la pandemia, questa perla della costa toscana riscopre e ritrova insomma la sua identità, un turismo di qualità che sta scegliendo e sceglie la costa d'Argento per questa estate. Stiamo vivendo un'estate eccezionale, inaspettata, al di là delle più rosee previsioni in termini sia di numeri di presenze e anche di qualità. Per cui siamo più che soddisfatti, veramente batteremo tutti i record di presenza e, ripeto, in un anno eccezionale. Chiaramente la clientela quest'anno è più fatta da italiani che non da stranieri. Noi abbiamo complessivamente 35.000 posti a disposizione, di quali 33.000 in seconde case e 2.000 in alberghi. Forse anche questo fatto di essere un comune dove le seconde case sono prevalenti ha agevolato il fatto di essere scelti. Il mare di scoglio poi quest'anno, per via del distanziamento sociale, è preferito agli arenili sabbiosi, ed anche il settore della nautica registra il tutto esaurito. Come barche in affitto, il Monte Argentario, che è l'unico comune d'Italia che ha tre porti, Porto Santo Stefano, Cala Galera e Porto Ercole, abbiamo circa 200-250 piccole e medie imbarcazioni da affittare. Sono tutte prenotate fino al 31 d'agosto. Non c'è la possibilità di prendere un gommone, una barca di 4, 6 o 8 metri. Tutte piene. Per le barche private, per i panfili, c'è questo fenomeno, anche questo positivo per noi, perché non andranno più in Turchia, in Grecia, in Spagna, in Francia, ma rimarranno nel circuito italiano, e tra i circuiti italiani noi, come Monte Argentario, sia per qualità delle strutture a terra, sia per qualità anche del fatto che siamo di fronte a Giglio, Giannutri, Elba, quindi nell'arcipelago toscano, siamo una meta molto gettonata e non c'è più neanche uno spazio di acqua disponibile a banchina per poter affittare posti delle barche in transito, perché sono tutti prenotati. Soddisfatti anche gli esercizi pubblici con ristoranti che riescono a soddisfare le richieste solo con serate di super lavoro. Sì, avevamo molta paura, ma fortunatamente i numeri ci stanno aiutando molto. Ci sono strutture che hanno ricevuto un aiuto dal comune, strutture piccole che hanno ricevuto un aiuto dal comune e quindi hanno potuto ampliare un po' i tavoli. Ci sono altre strutture come questa qui, come la mia, dove il distanziamento c'è sempre stato, perché il locale è molto grande, quindi le regole, tutti rispettano le regole, ma nel rispetto delle regole, quindi in cucina la mascherina, i camerieri con la mascherina, il distanziamento tra le sedie e tra i tavoli, l'affluenza c'è, e questa è la cosa più importante. La gente ha avuto voglia di uscire dopo questa crisi post-Covid, e quindi i numeri ci stanno aiutando tantissimo in questo momento. Unico neo in tutta l'estate di Monte Argentario, il fatto che il palio non si farà. Non è stata una scelta, è stato un destino. Quest'anno nessuna manifestazione del genere, che implica una presenza di popolo corposa come quella del palio marinaro, perché eravamo migliaia sempre di persone presenti qui nello specchio del Turchese, dove si svolge la gara, non sono possibili. Ce ne dispiace, lo faremo più bello l'anno prossimo. L'anno prossimo, magari il doppio dei... Sì, io scherzando dico, anziché 4.000 metri ne farete 8.000, non sarà così, ma comunque lo faremo l'anno prossimo, cercheremo di dare ancora più forza e visibilità a questa nostra bella tradizione.